Trash italiano pubblica una foto rubata a Andrea Damante in compagnia di una ragazza in un bar a Verona, si presume sia la dell'Ellis. La coppia di uomini e donne che è scoppiata ormai da diverse settimane continua a far fortemente discutere sul web, parliamo dei famosi Damellis, così soprannominati dai fan su social. Giulia De Lellis e Andrea Damante, conosciuti nel noto studio Mediaset di Uomini e Donne, il talk show condotto da Maria De Filippi, si sono lasciati. A grande sorpresa e delusione, l'ex tronista veronese e l'ex corteggiatrice romana si sono detti addio in modo definitivo. Ma la rottura ufficiale e definitiva, malgrado le conferme pubbliche rinvenute dai due diretti interessati, sembra essere stata rivalutata dalla stessa ex coppia la quale di recente sarebbe stata avvistata nuovamente insieme a Verona, scopriamone di più leggendo tutti i dettagli riportati di seguito. Giulia e Andrea a Verona insieme, presunto avvistamento con foto. Nelle ultime ore sul web e soprattutto sui social non si smette di chiacchierare su Giulia e Andrea. Motivo delle discussioni sull'ex coppia è uno scatto riportato da Trash Italiano che ritrae Andrea Damante in compagnia di una ragazza. La donna presente nell'immagine condivisa dalla fonte appena citata, è seduta accanto all'ex tronista e la sua immagine di spalle sembrerebbe rispecchiare la fisionomia di Giulia De Lellis. A confermare l'incontro sarebbe un dettaglio molto particolare, l'ex corteggiatrice del trono classico di Uomini e Donne, poche ore fa, ha pubblicato una storia sul proprio account Instagram, in cui ha confermato la sua presenza al bar di Verona, posto in cui i due sarebbero stati avvistati insieme. Uomini e Donne News, nuovi indizi su Giulia e Andrea. Ad accompagnare lo scatto divenuto virale sul web sono nuovi indizi che sembrerebbero non lasciare più alcun dubbio a tutti i fan dell'ex coppia. A distanza di poche ore, Damante e Giulia si sono mostrati sui social con indosso una t-shirt apparentemente simile. Da non ignorare, inoltre, la voce femminile che si percepisce in una delle storie realizzate su Instagram dall'ex tronista la quale sembrerebbe essere quella dell'ex opinionista di Pomeriggio 5. Dunque, che i due si siano riavvicinati fisicamente ed emotivamente? Ricordiamo che Andrea, in una recente intervista, ha dichiarato di provare ancora un forte sentimento nei confronti della sua ex fidanzata, non ci resta che attendere tutti i nuovi sviluppi per confermare o smentire questo presunto riavvicinamento.